E ciao a tutti ragazzi, sono Adri e bentornati sul mio canale. Sono incazzato nero con me stesso. Perché avete visto che è uscito, insomma, per chi mi segue, per invece per chi è nuovo, per fortuna è nuovo, è uscito il video dove ho fatto appunto la prima fantomatica partita su MyClub di PES e ho fatto il pronostico appunto cogliendo l'occasione di Napoli-Roma su PES, perché ovviamente a Roma ha la licenza. Cosa è successo? Il pronostico doveva uscire domenica mattina, come di solito faccio. Di solito pronostici, guardate questo, sperando che vada tutto bene questa volta, e escono o il giorno prima o la mattina stessa, perché non posso pubblicare il pronostico dopo le partite, non avrebbe veramente un cazzo di senso. Anche perché, poiché vi spoilerò che il risultato del pronostico è stato molto 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 simile al risultato della partita reale, quindi qualcuno potrebbe anche dire: mai l'hai giocata dopo e hai voluto emularla. No signori, non è così. Che cazzo è successo? È successo che, ragazzi, di solito mi alzo alle mezzogiorno all'una tutti i giorni, in quarantena, che cazzo c'ho da fare, verso le 3, le 4 registro e poi cena, cazzi e mazzi, mi metto a editare quando sono le 9, le 10 di sera. Questa volta c'avevo anche la scusante che comunque c'era la Serie A sabato sera. Vabbè, c'era Verona-Atalanta, ma comunque me la sono voluta guardare. E tra una cosa e l'altra, tra i pezzi che devo studiare per il gruppo, mi sono ritrovato tipo a cominciare a editare a l'una di notte. Perché sono un coglione? Perché vado a editare a l'una di notte quando sono stanco morto, non capisco più un cazzo, e questo è il risultato. Risultato che poi, tipo, finito l'editing, non ho controllato niente, ho fatto direttamente l'export e mi sono andato a letto. Mi sono alzato tipo alle 2 di pomeriggio e ho provato a esportare il video, a metterlo nell'hard disk per poi portarlo sul Mac e caricarlo, perché ovviamente il mio computer fisso funziona solo via cavo e la DSL è rotta, quindi mi tocca fare con l'hotspot del telefono. Vado a prendere il file. Che cazzo succede? Leggo 7 giga di file. Ok che sono 50 minuti di video, ma 50 minuti di video, 7 giga sono troppi. Riaccendo il PC, riapro il progetto, noto che dopo la fine del video c'era tipo uno stacco di 20 minuti e avevo incollato due volte la partita di foot sul progetto. Quindi dopo questi 20 minuti di buio, dopo il video, c'era tutta la partita di foot un'altra volta, ma questa volta per intero, neanche tagliata. Ho bestemmiato veramente tutto il calendario dello scorso, di questo e del prossimo anno, e ho dovuto riesportare da capo. Ho eliminato la clip, ho rifatto l'export, ma che l'export ci ha messo 9 ore. Ci ha messo 9 ore poi a caricarlo. E quindi è uscito lunedì. Speriamo che questa volta vada tutto bene, magari darò un'occhiata. Sono arrivati i premi delle Squad Bottles, di cui mi ci pulisco altamente il culo. Anche perché Squad Bottles ho giocato veramente poco. Avrò raggiunto tipo, mi sembra, oro 3, ma ovviamente tutta la gente che ci gioca, chissà in cosa mi ha messo, non ho neanche voluto leggere. Mi dispiace per questi 3 minuti di intro, ma volevo mettere in chiaro le cose. Sicuramente non è Walkout. L'avevo a FIFA 19, a FUT 19 ce l'avevo questo ta. Via. Oh, ma almeno qualcuno, cioè, un modificatore di ruolo che mi possa interessare. Pistacchio. Ciao Pistacchio. Tema stadio Udinese, no? Vabbè, rosso con i seggiolini me lo tengo. Giocatore Misty Prime. 6 rari. Vediamo se almeno sarà Walkout, ma vedrai che non sarà Walkout. Infatti non è Walkout. Cranio. Ci pulisco il culo anche con lui, già che è potere di serve a consigli. Allora, però lo tengo. Brian, Og, tutti questi qui. Via. Meno poterci fare due spiccioli proprio, perché è quello che ci facciamo. Allora ragazzi, come da titolo oggi, non giocherò le stagioni, perché devo assolutamente darmi una mossa su queste partite per Deulofeu, che tanto non vincerò. Oggi sono anche solo a casa, quindi se le partite vanno male, cosa che succederà, se mi faranno bestemmiare, avrò la libertà di potermi veramente dare le pazze gioie.
E niente, che volevo dire, quindi devo sperare che almeno due partite vincere almeno una, potrei andare avanti. Ok, oh, questo c'ha Mertens e Papu Gomez, è già finita qui. Che palle, che palle, oh, che palle. Mertens, come cazzo lo reggo? Anche ci ha messo in pausa, quindi chissà chi fa entrare, chissà chi fa entrare. Io ho Rodrigo e Morata, per chi ormai segue le serie che sto portando, ormai siamo alla frutta, signori. Ok, mi piacerebbe sapere chi ha fatto entrare, perché... Vabbè, signori, tanto ormai questa è persa in partenza. Bravo Dominguez, guarda Zaza, guarda... Zaza! Simone Zaza! Non potevo fare altro che tirare. Ma tanto, ragazzi, sto giocando troppo presto, troppo presto. Ah, chiudiamoci dietro, ma qua ci faranno il culo. Kickoff glitch? Dai, vieni a noi. Palacio Zaza, ritorno! Rodrigo! Palacio! Ti scavetto, Palacio! 2-0! La calma. La calma è la virtù dei forti. La calma è la virtù dei forti. Ok. Acquittato. Prima partita andata. Acquittato. Signori. Signori. Acquittato. Meglio di così. Meglio di così, ragazzi. Mi do più corto. Mi do più corto. Acquittato. Grazie che mi regali la sesta vittoria. Andiamo avanti. E ora, ragazzi, allora, da quel che ho visto anche tra vari youtuber in giro, oh, questo qua farà dei cambi sicuramente. È troppo scarsa sta squadra per fare dei cambi, signori. Questo qua ci avrà Mbappé, Ronaldo, Messi in panchina. Assurdo. Quello che vi dicevo è che il matchmaking di solito è fatto sull'ultima partita. Cioè, nel senso, se tu quitti, dovrebbe metterti con uno che ha quittato. Se perdi 6-0, dovrebbe fare un matchmaking la prossima con uno che ha perso 6-0. Se tu vinci, dovrebbe fare un matchmaking contro uno che ha vinto. Quindi bisogna vedere. Ecco, Radu, hai già fatto la stronzata numero uno. Grande. Buono. Vai Palacio. Vai Rodrigo Palacio. Vai Rodrigo Palacio. Rodrigo Palacio. Lì. Rodrigo Palacio. Ma che bomber è Rodrigo Palacio, signori. Oh, vabbè, troppo presto, signori, per esultare. Troppo presto. Ma la difesa ferma! La difesa! Ferma! Ferma, signori! Ferma la difesa! Niente. C'è da portare rimedio e quindi... rimedio sarà. Vai Rodrigo! Vai Rodrigo, cazzo! Vai Rodrigo, cazzo! 2-1! Ha un dribbling e un'agilità sto giocatore. Impressionanti! No, Kiko Felice no, eh! Che palle! Madonna, Perisic! Fai schifo al cazzo, Perisic! Lento come la merda! Di Lorenzo! Hakimi! Guarda Morata! No, sta andando troppo bene. Succederà qualcosa.
Succederà qualcosa, signori. Dai, chi fai entrare? Chi fai entrare, dai? Sorprendimi. Papu Gomez? Eh sì. Gervinho e Dybala. Eccolo. Tac. Sapevo io. Però prima il suo difensore me l'ha ripreso, Rodrigo, eh? Me l'ha ripreso. Se me l'ha ripreso, io invece... No, non mi posso lamentare anche quando sto vincendo. Non posso, se no perdo la concentrazione. Ma ho premuto X! E sto stronzo non l'ha passata! Ho premuto X e sto stronzo non l'ha passata! Non l'ha passata lo stronzo! C'era Hakimi solo come un cane! Ma me la vuoi far perdere? Me la vuoi far perdere! Eh sì che me la vuoi far perdere! Brutto bastardo! Me la vuoi far perdere? Senti a sto pezzo di merda! Cioè, se anche sito tic che ho premuto X e questo stronzo non l'ha passata. Ecco cosa vuole fare FIFA quando vuole che tu perda. Vai Lorenzo. Mettila dentro. Verso Alvaro Morata. 4-3. Grande galoppata di Lorenzo, ragazzi. Forse, a parte fermare Adama Traoré ripetutamente una partita, forse è la prima prestazione degna di nota di Lorenzo, che ha fatto quello che Perisic, da quando faccio questo capolavoro marginale, non ha mai fatto, ovvero correre sulla fascia. Gol! Grande Consigli. Ci avrei avanzato al posto suo, eh. Uè, se non lo ammonisci sei uno stronzo. Questo è giallo pieno. Ma come non lo ammonisci? E all'ultima partita vi ricordo che mi ha espulso Radu per un fallo che non esisteva. Ma questo è giallo, fallo tattico. Ma le regole dove cazzo le leggono? Dove cazzo le pigliano le regole sti qua? Non ho parole. Se non è giallo questo. Hakimi. No, Morata no. Lo facevo anch'io quel gol. Ecco il contropiede. Là, gol. E culo. Che popò di culo. Qua hai esagerato te, a dire la verità, eh? E dai, con sti contropiedi, che cazzo di palle con sti contropiedi! Che palle! Avete rotto i coglioni! Non è possibile che una squadra metta due giocatori che corrono e vince la partita perché si trovano solo davanti il portiere! Non è possibile! Ma non esiste! Cioè, tu puoi giocare con tutti gli argentoni, ma se c'hanno più di 90 di velocità, la partita è persa! Non è possibile! Hakimi? Rodrigo! E che cazzo! Oh. Vediamo come me la fai perdere ora. Santo Hakimi. Riusciamo a resistere 20 minuti senza prendere un gol? C'è riuscito il Benevento con la Juventus, ci possiamo riuscire anche noi. Ehi! È ovvio che non ci riusciamo. Santon!
Effettivamente la palla torna a lui! La palla torna a lui! Tre rimpalli! Tre cazzo di rimpalli! La palla torna a lui! La palla torna a lui! La palla torna a lui! Signori! La palla torna a lui! Torna a lui la palla! È inutile che fa le scivolate con Hakimi, li contrasti! No! No! Le palle tornano a lui! Riusciamo a fare noi un contropiede? Riusciamo? Posso? Ah no? Posso? Madonna Morata, sei vergognoso! Sei vergognoso! Cazzo ti giri di spalle! Cazzo ti giri di spalle! Vai, 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 vai così! Altro contropiede! Altro contropiede! Io contropiedi hanno deciso che adesso i miei non si inseriscono più! Non si inseriscono più! Hanno deciso che fanno festa! Fanno festa! Ovviamente questo stronzo la mette fuori, c'ha coso, Radua a un metro, la butta fuori, no? Giusto per farmi perdere tempo. Vai Rodrigo, vai Rodrigo, vai Rodrigo! Ma dai! Ve l'ho detto che si comincia con i bug! Era fintato! Era fintato! Era fintato! Ho premuto la X dopo! Ho premuto la X! Ho premuto la X! Ho premuto la X! Ho premuto la X! Ora tanto, ora me lo butti fuori! No, me lo ammonisci, bello, no? Quello di prima era giallo pieno! Beh, bella ladrata! Bella ladrata che sei! Bella ladrata di merda! Vai, fine! Ditemi che è meritata questa sconfitta, ditemi che è meritata! Ma che gol mi ha fatto sbagliare Lobotka alla fine? Ma che gol mi ha fatto sbagliare? Vado a fare la terza perché tanto la prima l'ha quittata. Ma che gol mi ha fatto sbagliare di Lobotka? Ma che gol mi ha fatto sbagliare? Ma non ti vergogni neanche un po'! Non ti vergogni neanche un po'! Ma io non lo so... Ma io non lo so, ma sei veramente schifoso! Sei veramente schifoso! Sei veramente schifoso! Schifoso! No, ho perso le parole per descriverti! Ma si può fare far prendere un palo così? Vai, Isco! Su qua c'è Isco, mi pare. Sì, è Isco! Isco! E ovviamente uno davanti che corre! Baslik in porta! Oh, sì! Andiamo a perdere ancora, dai! Vai, vai Zaza! Vai Zaza, dai! Prendi il pallone in mano. Vai. Terza partita che andiamo in vantaggio. Strano, eh? Vediamo come me la butti nel culo adesso. Vediamo come me la butti nel culo, dai! Vediamo come me la butti nel culo. Sorprendimi! Ehi, vai a chiudere su Isco! Vai a chiudere su Isco! Vai a chiudere su Isco! Niente, Morata e Rodrigo. Vai a chiudere su Isco. Buco difensivo. Perché non ce li hanno questi buchi difensivi loro? Perché? Perché non ce li hanno? Bravo, bravo. Bel inserimento Hakimi. Bel inserimento. Baslik, portiere più buggato. Baslik. Ormai è notissimo Baslik per le sue belle opere di bene. Vi ricordo il pronostico della finale Supercoppa Europea, dove a Lewandowski parò anche gli sputi. Un'altra prima di Futti in cui parò anche gli sputi. Vai Santon, con la tua lentezza. Cerca Rodrigo. Se parava Vaslik anche questa quittavo. Se parava Vaslik anche questa quittavo. Giuro, 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 giuro. Vai, gol della merda. Grande, 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 grande. Gol della merda. Sì, 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 sì. Ancora Isco. Ve l'ho detto, ragazzi, che Isco ha un problema. Glielo devo rompere. Se no, non so come fare. Consigli? No, vabbè, Lobotka, 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 Lobotka.
Mamma mia Perisic, 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 sei scandaloso, sei scandaloso Perisic, sei scandaloso Perisic, sei scandaloso Perisic, sei scandaloso Perisic, sei la più scandalo che esista. Ma perché ve li perdete così? Perché ve li perdete così? Perché ve li perdete così? Perché? Un errore dietro l'altro! Un errore dietro l'altro! Un errore dietro l'altro! Un errore dietro l'altro! Un errore e Di Lorenzo! E Perisic! E Lobotka! Vai Rodrigo! Vai Rodrigo! Vai Rodrigo! E che cazzo però, cioè non è, non esiste. Ora da che mondo è mondo me la devi far vincere, perché dato che le ultime due volte l'ho presa nel culo, così dato che abbiamo anche tiri in porta pari, lui ha fatto 4 tiri, ha fatto 4 gol, 4 tiri, 4 gol. Io invece ho sempre il piacere di incontrare sulla mia strada delle cose chiamate portieri. Madonna ragazzi, che nervoso che mi fa salire, che nervoso, non ne avete idea. Ehi, dovevo andare con sti cross di Lorenzo. Dove cazzo vuoi andare? Ayan! 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 Che incornata! Primo gol da calcio d'angolo su FIFA 21. E siamo al primo di dicembre, in sostanza. Oggi è ancora il 30 novembre, ma... Meritatissimo! Meritatissimo! Ma non ci credo! Ma il rigore è ah no, è punizione! Chi è Royce, quello? Mi pare Royce, biondo così. Non vedo i tatuaggi, però. No, ci voglio credere! Non ci voglio credere! Non ci voglio credere, autogol! Autogol di Ayano, di Radu, chi è il 18, che cazzo ne so! Ecco come me la vuoi far perdere! Te l'ho detto, che tanto gli altri mi recuperano sempre, ma io non recupero mai, 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 mai! Sì, recupero, poi tanto mi fa perdere uguale! Ma che cazzo, ma Lobotka sei... Ok che era fuori gioco, ma sei proprio scandaloso. Sei la vergogna. Sei la vergogna, Lobotka. Sei la vergogna. Madonna Dominguez. Consigli di mano! Consigli! Di mano! Di mano! Prendila in mano! Vabbè, sì, se facciamo i contropiedi con Santon stiamo freschi. Morata, che cazzo fai? Morata! E non ho veramente più parole per descriverti quanto fai schifo! Quanto fai schifo, Morata! Quanto fai schifo, Morata! Quanto cazzo fai schifo, Morata! Morata, fai veramente cacare! Ma c'hai uno di agilità e velocità! C'hai uno! Uno t'ha andato! Ovviamente lag adesso, quando sei in area lag, bene! No, 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 noi non li possiamo fermare. Noi in due non ne fermiamo uno. Noi non fermiamo Andreas in due. Noi non fermiamo in due Andreas. Signori. Perisic, ma un movimento a modo. Ci stiamo giocando in 10 perché non stiamo giocando con Perisic. Stiamo giocando in 10. Morata, 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 Morata! Sono sempre più allibito da quanto schifo fai, Morata!
Appunto! Ci gira intorno la palla quello stronzo! Ai, gol! Gol! Su contropiede, signori! Noi però quando devo fare questo contro questi contropiedi abbiamo Perisic che zampetta come una gallina. Perisic! Sì, quando i passaggi non importa! Non importa! Sei tiri in porta, sei gol! Cioè vi vorrei far capire, sei gol! Come se avessimo giocato senza Perisic, senza Morata e senza portiere. Meno male che ha quittato quell'altro sul 2-0, se no veramente stiamo a parlare di della merda più assoluta. Stiamo veramente a parlare della merda più assoluta. Tentiamo l'ultima spiaggia, tanto qua ormai la barca sta affondando e niente, andiamo a fare il pronostico di United PSG. Speriamo che almeno il pronostico di PSG contro United contro PSG almeno non ci faccia le solite bastardate sue, perché ormai lo conosciamo bene FIFA. Abbiamo ricominciato ovviamente alla grande, no? E che Champions League sia. Dopo questo, ragazzi, mi annuncio che ci sarà Milan-Celtic insieme alle partite ovviamente di FIFA, di cose varie. Ho scelto lo United, scelta di cuore, ragazzi. Io il PSG proprio è una squadra che non reggo, che non sopporto. Da quando poi ci comparano Ibra, io ci immagino niente di merda. Ma in realtà non ce l'avevo con loro, ma ce l'avevo con chi l'aveva venduto, ovviamente. Cioè, se no sarebbe. Però non lo so, il PSG mi è sempre stato. Saputo di quella squadra che esisto solo io, ma poi dopo. Ok, ha raggiunto la finale per la prima volta l'anno scorso, dopo. Dopo anni e anni di milioni, milioni, miliardi, e non ci sono mai riusciti. Hanno comunque buttato fuori l'Atalanta a culo. Hanno buttato fuori il Red Bull Lipsia, sì, in semifinale. A ottavi di finale non mi ricordo chi avesse buttato fuori, ma comunque hanno avuto sicuramente un cammino molto più facile rispetto agli anni precedenti. E forse è questo che li ha portati lì. Insomma, io ho fatto queste scelte, in sostanza ho cambiato due giocatori rispetto allo standard, che è Theis, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka, Fred, McTominay, i trequartisti Ashford, Fernandes e Greenwood e Martial. Ho messo Greenwood al posto di Mate e Theis al posto di quello che c'era prima, che non mi ricordo chi fosse. Vediamo chi ha il PSG, dovrebbe essere il famoso 4-2-4. Tra l'altro noi abbiamo anche l'ex Cavani in campo. Dai. Allora, questi sono, eccoli qua. Tanto i sostituti: Rico, Paredes, Ken, Sarabia, Diallo, Draxler e Gay. In campo Navas e Trepali. Difesa Kurzawa, Kimpembe, Marchinus e Florenzi. Centrocampo Verratti, Pereira. Davanti Neymar, Mbappé, Icardi e Di Maria. Proprio tutti gli schierati. Non si è risparmiato neanche uno. Perfetto, ragazzi. E ovviamente devo cambiare i comandi. E ovviamente sappiamo che cosa succederà con Mbappé. Ormai ci siamo abbonati. Vai Rashford, non puoi farti copiare da lui, chiunque sia. Martial, eccolo qua, Navas. Bruno Fernandes, dentro! No, Fred! Me l'hai fatto sbagliare apposta, se no non si spiega. Me l'hai fatto sbagliare apposta, ma sei stronzo. Ecco il gol del PSG. Però ovviamente Navas fa le paratone. Fanno sbagliare gol apposta. Così sottoporta. Dai. Continua che mi sto divertendo. Continua che mi sto divertendo. Fuori gioco? Oddio, vabbè, no.
ho veramente perso le parole. Eppure ce l'avevo qua un attimo fa ed era una serie di bestemmie. Era una serie di bestemmie quelle parole che avevo. E penso che ormai a forza di ripetere siano cascate anche quelle. Martial. E ovviamente quando non è fuori gioco non ci arriva. Ma dove viviamo? Ma giocate a PES, signori! PES queste cose non le fa, l'abbiamo visto! Che PES queste infamate non le fa! PES è onesto, giochi meglio, vinci, fine! Invece no, signori, no! FIFA ormai lo conosciamo! Ecco! Vai Rashford, mettila dentro! No, vabbè, dai, io ci rinuncio. Io ci rinuncio, non ho parole. Non saprei veramente cosa dire, io, boh, sono veramente allibito da tutto ciò. Cioè, io veramente mi sto meravigliando anche di me stesso che sto perdendo tempo a fare cose del genere, perché queste cose non meritano neanche un secondo della mia vita. Non meritano neanche un secondo della mia vita queste cose. Navas, signori. E io con De Gea che sta fermo. E andiamo. E anche offline fa il bastardo. Anche in locale fa il bastardo. Buono. Vai Martial, incrocia. E che cazzo. Oh, 54.000 tiri. Tutte parate, signori. Tutte parate. Il signor Navas, signori, è Dionterra, no? Se hanno comprato Courtois, che sta facendo cacare anche lui adesso, ci sarà un motivo, no? No, mi stai facendo venire voglia di tagliarmi le vene, te lo giuro. Te lo giuro. 4 ti rimporta un gol. E 1100 parate bug. Ma di cosa? Non ho parole. Guardate come fa il fenomeno Florenzi. Guardate come fa il fenomeno Florenzi. Ma bevete l'acido e tutti i creatori, dai. Che ogni anno, no? Abbiamo fatto questa modifica. Abbiamo fatto i potenziali dinamici e le condizioni meteorologiche, il tocco del pallone, gli scarpini. 70 euro. Ma la lealtà che sta alle base delle partite, voi non l'avete mai rivista quella? Non l'avete mai proprio controllata? Mai ci avete dedicato un secondo della vostra esistenza, vero? Potete anche ammetterlo, anzi fareste meglio a farlo. Dai, ehi Martial. Va bene. Cioè, basterebbe. Come fa PES? PES, prima di dedicarsi alle minchiate, guarda alla partita. Far passare una partita per quello che è. Fine. Punizione per cosa? Per cosa? Anche qui. Prima quell'altro falciato un piano contropiede non gli fa niente. Anzi, perdiamo palla sulla ripartenza. Il mio fa un fallo. Non fa un fallo. Ammonito. Ovviamente a fare il fenomeno, no? In scivolata l'ha presa. A fare il fenomeno. Contropiede netto in scivolata, signori. 244 metri di gambe fa la scivolata. Ok, man. No, dai, ma... E tutti i rimpalli che arrivano a loro, eh?
tutti i rimpalli che arrivano a loro. Mettiamo Pogba per Fred, che vi devo dire. Cioè, più di Pogba non ho nessuno. Arrivarci con le mani, no, eh. Arrivarci con le mani, guai arrivarci con le mani. Vai, vai, vai Bruno Fernandes, vai. E che cazzo, e che cazzo. È tre partite che me le rubi. È tre partite, tre partite, tre partite. No, vabbè, io sono allibito. Stesso risultato dell'andata, tra l'altro. Se ci pensiamo bene, lo United che ribalta l'1-0 del PSG, tra l'altro nei minuti finali della partita. Mettiamoci in difensiva, vediamo cosa sei capace di fare adesso. Buona questa palla, Martial, mettila al giro. Beh, ovvio che c'è Navas. Bruno Fernandes, ciao. Se pareggiano, se pareggiano, io giuro spacco tutto. Dai Matic, fai schifo al cazzo. Fai schifo al cazzo. Ora bug del 90esimo. Bug del 90esimo. Contropiede, Greenwood non ne può più. Ehi, va bene, dai, finita 2-1, dai, va bene, va bene. Come mi fa incazzare, ragazzi? Come mi fa incazzare, non avete veramente idea. Detto questo, noi ci vediamo dopodomani. C'è Milan Celtic, pronostico che dovrebbe a regola essere agevole, almeno questo. Però non si sa mai, non si sa mai, non si sa mai, anche perché poi c'è da fare il foot. E al foot saranno bestemmie, ovviamente, 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 ovviamente. Toglierò Morata, perché tanto è utile quanto il cazzo, è utile quanto il cazzo. Moscio, perché diciamocelo veramente, diciamoci le cose come stanno. E noi ci vediamo dopodomani, adesso vado a tagliarmi le vene, vado definitivamente a tagliarmi le vene e speriamo che questa volta il video non succeda quello che è successo l'altra volta. Ciao a tutti ragazzi e grazie.